Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in una nuova puntata di The Binding of Isaac Afterbirth Plus. Non trovo i tasti. Perfetto. Quindi, qual è il mio tasto per tipo questo, per la daily con Isaac? Perfetto. Vediamo se riusciamo a capire come muoverci. Ok, io non mi abituerò mai a sta tastiera, cioè proprio mai nella vita. Andiamo subito a vedere Continuum. Come si chiama? Continuum? Infinity. Continuum. Non mi dispiace perché mi dà un po' di range e in più mi alza incredibilmente tanto le lacrime. Tutto molto bello, ma non lo potremo mai fare, credo. Questa è una brutta stanza. Anche se in realtà è solo dispendiosa di tempo. Cerchiamo di abbattere anche loro. Se riuscissimo ad avere un tier up non sarebbe male, più che un danno, anche un danno non farebbe schifo, chiaramente. Chissà, siamo persi. Chiaramente questo ci dà lacrime spettrali, che è tanta roba. Non male. Adesso le spariamo a una velocità folle, dovrebbero arrivare anche dall'altra parte, in teoria, no? Non ci arrivano. Prima di fare questa cosa, vediamo che c'è qua. Respingiamo anche parecchio i nemici in realtà, queste lacrime che sparano a mille. La bomba me la terrei piena tinted perché. Figata poter sparare ai nemici al contrario, semmai li becchi chiaramente. Comunque sposta, sembra di no, ma sposta. Wow. Pam pam, piu 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 piu. Piu 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 piu. Non faccio assolutamente niente, incredibile. La quantità di zero danni, di no damage che faccio a questo boss. È uno dei boss forse con più HP del primo piano, credo. Merda, mi colpisce, no. Ancora no damage, eh? Qui se uno avesse un'infinità di pazienza potrebbe tranquillamente fare quella stanza morendo poi alla prima stanza utile del. Cioè potrebbe usare la sacrifice room perché ogni minuto è mezzo cuore, qualcosa del genere. Però diciamo che mi aspetto un po' di meglio. Ecco, già rivivere come Giuda significa comunque avere un bel po' di danno. Un paio di punti di danno in più che schifo, schifo, schifo non è che facciano. Bella sta stanza. Che non posso aprire, chiaramente. Beh, io qua posso spararvi attraverso tutto, quindi non è che vi è andata particolarmente bene. Sì, spararvi, ok, ma dovete comparire perché sennò. Chiavi, io qua. Chiavi vuol dire shop, vuol dire spero cuore blu. Spero. Se ci dà 5 andiamo a 11. Quello. No, va bene così. Tanto il boss è qua. Ci facciamo il boss. Non abbiamo velleità, quindi possiamo anche finirla al cuore, ammesso e non concesso che ci arriviamo al cuore. Qua. Già optavo per il. Veniamo colpiti sicuro. Qui sì. Ok, meno uno si è dato. Vero che io posso sparare attraverso perché non sto dall'altra parte della barricata. Cuori blu e cuori blu. Mi sembra perfetto. Vabbè, dai, prendiamolo.
Ma giusto, lo prendo solo ed esclusivamente. Intanto vediamo se riusciamo a ricaricare il dado, poi vediamo se per caso si è ricaricata. Ci abbiamo stanze, sì, quella vale 2, perfetto. Quindi andiamo lì e ricarichiamo. Bob's Brains. Chissà se ricompare prima o poi. Ah, è ricomparso come il Brimstone, perfetto. A sto punto ce le facciamo, istanze e via. Ah, figo, come il mostro. Lasciamo creep. Ah, questo è quasi uguale all'originale. Strength. Ok. Ancora il Brimstone. Ti sei fissato? Come il Brimstone non spegne i fuochi perché sei una testa di merda. E ti ostini e non vuole. Patto aperto. Niente, ci ho provato. Bello. Era diventato Super Saiyan di quarto livello lì, come si chiama. Vediamo qua che c'è. No, sei una merda. Continuum. Vaffanculo. Ecco. Vediamo che c'è. Una cesta, meglio di niente. Quello è un cuore che scappa velocemente. Va bene. Va bene. Andiamo di qua. Mannaggia quella bomba. Ok, chiavi, niente. È presente niente, niente. Potrei andare ad aprire. Se possibile, far esplodere qualcosa lì vicino, no? Chiave. Però non è male, eh. Chi è? Cazzo, quello meno utile di tutti. Bravo, tu sei utile. Tu sei utile perché mi aiuti a distruggere tutti. In realtà metti Fear a lui che è già. No, quello è quello delle pillole, è inutile. Non farlo. Amico, non farlo. Ci teniamo il dado carico per il patto, in seconda battuta ce lo teniamo. Quanti miliardi di HP hai? Quanti? E tu ti trasformi per favore in un minion che fa danno. Tipo questo, esatto. È esploso. Ah, perché è diventato Bob's Brain, probabilmente. Oh. Amen. Patto. Vabbè, questo lo prendiamo. A questo punto è danno. Allora, due patti da due cuori. Se li rerollo, la domanda è questa. Si trasformano in patti da un cuore? Questo lo prendiamo e questo lo riroliamo. Sì, si trasformano, ok. Era buono a sapersi, non la sapevo sta cosa. Va bene, quindi. Io ho la bomba adesso, però. Quindi qua un cuoricino
ce lo prendiamo. Qui possiamo fare sta cosa fighissima. Bello averne... Ma quanto sei in merda però. Dammi un Hanged Man. No, mi va bene la chiave. Adesso posso finalmente andare nella stanza degli oggetti. E posso anche rerollare una volta. Il che non è malaccio. Facciamolo. E poi si scende. 9 minuti. Terzo piano. Quarto piano. Siamo un po' al limite. Eh sì, la voglio. Mi dà tier up. Giusto? No? Mi dà solo il toxic? Vabbè, va bene, uguale. Però convinto mi desse anche un tier up. E invece no. Il damperor ce lo teniamo buono per il piano di mamma. Nel caso in cui vediamo che la boss rush diventi complessa. Ah, così diviso. Adesso sono anche penetrative, perfetto. Ma avercele. Ma anche una me ne bastava di chiave veramente da sto piano, eh. Però. Preferisco. Sì, è vero, è lento così. Non ti pare. Bello, spara le sacre d'arte. Sì, ma l'ho cercata questa. Mi sa che non ci arrivo al cuore. Ho detto. Totalmente inutile. Spiegami come ne scappo da quello. Ma che cazzo sto facendo? No. Cosa cazzo sto facendo? No, fermatemi, vi prego. Sono andato in farting. Cioè, vi rendete conto, vero? Che me l'ha fatto rifare. Ah no, ma c'ho il 9% ormai. Dark Judas può avere cuori rossi, sì. Me lo prendo. E me lo prendo. Le lacrime sono di un lento. No, no. Sì, perché col Toxic Aura Show. Adesso abbiamo 12. Tanto non me può uccidere. Quindi tanto vale usarle. Dov'è la stanza? Ah, tra le due stanze. Beh, questo è buono a sapersi. Se mi dà bombe. Non mi servono bombe, giustamente. Va bene. Ci sto. A sto punto le prendo tutte. Tanto peggio di così. Sì. No. Bene. Cuori, cuori, cuori. Inutilmente cuori. Finalmente una chiave. Che non mi darà assolutamente niente di utile. Perfetto. Con una chiave, che è che ci potevo fare? Ci potevo fare qualcosa, però adesso mi viene in mente. No, sarei un pirla a farlo. Potrei... Aspetta.
Potrei andare qua e morire, chiaramente. Ma morire no, ma insomma ci siamo andati parecchio vicini, eh. Niente, devo sperare che nella super stanza super segreta ci sia effettivamente qualcosa di interessante. E invece no. Perfetto, abbiamo un cuore. Chiunque ci sciotta, praticamente. Come ne usciamo? Non lo so. Non lo so veramente. Averci una bomba la userei per la bomba, chiaramente. Dammi le aerofatte. Va bene uguale. Oh, sta stanza di solito c'ha sempre una tinted, sempre. Posso fare con 300-400 colpi. Ok. Onesto, onesto. Era una sola. Onesto, onesto il cazzo, perché io qua non ci posso entrare. Perfetto. Quello è The Hanged Man. Questa vale la pena farla così. Per questo esatto motivo. No. Cioè no, nel senso non conviene usare Hanged Man per quello. Per due cose una bomba ne vale la pena, credo. Merda. Mi sono cagato sotto quanto da uno mi sono cagato sotto. Esattamente. Sta benissimo lì. Speriamo. Quanto l'ho vista vicino tanto. Eh sì, c'hai ragione che mi dai 7000 cuori rossi, ma io non ci faccio un cazzo. Se non trovo tinta è un casino. Di un altro colore, ti prego. Aspetta, faccio sta cosa perché. Vabbè, che dov'è? Quello ci abbiamo. Una, due, ma poi non mi bastano, no? Adesso sì. Questa si fa. Perché se trovo il letto, molto volentieri, insomma. Dovrebbe darmi un paio di cuori blu, credo. Esatto. Questo è sporco. Sì, abbastanza. Pensa, finalmente sono riuscito ad avere, dopo innumerevoli tentativi, una cazzo di chiave in questo piano. Quindi adesso mi faccio tutto il percorso, me ne vado indietro. Intanto mi riprendo il Emperor. Mi vado a prendere l'oggetto.
che è D20 che potrebbe tornare utile un secondo. Se faccio così, no, perfetto. Era uguale tanto. Qua o là, nulla cambiava. Faccio quella stanza, questa stanza qua sotto, sperando ci sia un combattimento. Mi va benissimo. Che è successo? Ah, è diventato. Ecco, quello è ancora più rognoso del. Non so del tutto che cosa sia successo, ma vabbè. Nine Life, in teoria mi dà un cuore rosso, con cui posso decidere di prendere l'altro oggetto. Giusto? Assolutamente sì. Vabbè, mi sembra onesto. Diciamo che al cuore ci dovremmo arrivare in teoria, se non facciamo troppe cappelle. Cercando di non farle effettivamente. Danno adesso c'è abbastanza. E chiavi pure. Dammi una chiave. Onesto. Mi è piaciuto. Anche tu sei onesto. Bravo, mi sei piaciuto anche tu. E qua non c'è niente da fare. C'ho consumabili. Giusto per dire che abbiamo consumabili proprio. Una bomba in più, ma tinta drog 0. Tu in teoria dovresti andare via come il pane proprio. E questa la prendo. Vedo se c'è una stanza segreta qua, che mi sembrava anche probabile. Assolutamente no. Poi dovrei fare una stanza e aspettare in realtà, perché aspettiamo, aspettiamo. È la navigazione post livello che è un rotto di cazzo. Me ne rendo conto. Però il gioco è così. Nope. Non farò mai più. Perfetto. No, adesso quella la scoppi perché non mi incazzo. Sembra il minimo. Infamia è buona. Quindi ce lo teniamo per boss. Siamo già a 21 minuti, no? Che peccato. Siamo saltati la boss rush. Vabbè. Ash non compare. Ma ci siamo fottuti. Ma dov'è l'altro? Ci siamo fottuti. Stai bene lì. Sì, ti prenderò. Sì, ti prenderò. Basta. Qui potrebbe esserci la stanza. Onesto. Ciao mamma. Allora, non devo scendere oltre il cuore. Intanto ci andiamo a prendere sto cuore blu. Quindi non mi interessa né avere né uno né l'altra. Però con la Polaroid ho un momento di invincibilità. Quindi sì, conviene in realtà prenderla. E mo' ci abbiamo il dado carico per nessunissimo motivo. Merda. Dai però. Pure verde quello. Oh, vaffanculo. No, dai, dammi cuori. Comincia così che mi girano i coglioni tantissimo, se no.
Oh, adesso comincia a darmi le chiavi, sto fiede, no. Imbarazzante, guarda. Tinted. Nope. 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 Beh, aver trovato già il boss, tanta roba. Andremo per la velocità. Un codesto giorno. Tanti cuori blu. E un cuore rosso. Perfetto. Io direi pure facciamo un po' di stanze, tanto ormai. Andiamo sull'exploration bonus, va. Avrei sperato un di meglio, ma tant'è. Qua ci siamo stati, qua no. Era meglio statce. Poi in realtà. Perfetto. E no, non prenderò quel trinket. Che non mi serve assolutamente un cazzo. Tutto lì. Il fatto è che non vedo le loro lacrime. E questo è lo stesso motivo per cui poi ho preso danno prima. Non vedo le loro lacrime. Ma porco cazzo, non vedo le lacrime. Sì, sospettavo che fosse lì, ma non le vedo. Non ci posso fare niente. Vorrei evitare di perdere il minimo di danno che mi ero guadagnato, però. Aspetta, 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 aspetta. In realtà ci ho sperato, però. Oh, attenzione. Risparmia un bel giretto tutto ciò. Quindi scendiamo, ci prendiamo il nostro cuore rosso. E siamo al cuore. Se ci arriviamo. Beh no, arrivarci ci arriviamo. Non so se lo battiamo. A quanto meno possiamo rerollare. No, perché non ce l'ho. Ok. Non sprecherò adesso le bombe nella speranza di vedere prima o poi una tinted. Ma a sto punto me ne sarò perse 700 e voi le avrete viste tutte. Io sono un pirla e voi no. Esatto. Funziona così. Salve. Qua ci deve essere. Mi rifiuto di credere che non c'è una tinted. Infatti. Prima di farla vorrei fare un minimo exploration in più, giusto per poi ce ne andiamo allegramente. Ok. Non c'è più niente. Ci esploriamo un po' sotto a sto punto.
Che è un peccato perdere tutto sto tempo, però capisco anche che un minimo di punteggio. Già non sono riuscito a scendere, probabilmente avrei dovuto. Guarda, te lo lascio uccidere. Ok. Posto. Qui c'è le spine. Ok. Questo è inutile. Via. Sì, stai sicuro? Ok. Tu c'hai già le spine. Tu c'hai già le spine. Te no. Facciamo lo stanzone sperando che sia l'ultimo e poi via. Sì, più o meno. Bella sta stanza, mi manca. No, mai visto. Ok. Ok. Let's go. Addio e grazie per il pesce. Anche se un po' mi rincresce. Anche se un poco ci rincresce. Non mi ricordo. Salve. Salve. Vabbè, basta però. Quanto sei morto? Oh yes, siamo arrivati tre millesimi. Due millesimi, vabbè. Perché sì, probabilmente bisognava scendere in qualche modo, ma io sto ancora tentando di fare quel maledetto achievement delle tre daily consecutive vinte. Sono a due un'altra volta. Vediamo domani di fare la terza, se si riesce. O quando sarà. Va bene ragazzi, per questa puntata è tutto, spero il video vi abbia un minimo divertito, ci si sente alla prossima puntata. Ciao a tutti!